La FISH, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, ha celebrato a Brescia il suo convegno su economia, marketing e settimanali cattolici, il tutto in occasione del 100° di fondazione de La Voce del Popolo, settimanale cattolico bresciano. Molti gli appuntamenti e numerosi e qualificati gli interventi, senza dire che il pubblico in genere costituito da esperti o gente del mestiere, giornalisti, direttori di testata, grafici, eccetera, è stato consistente e assai attento. Già dalla prima sera, con il benvenuto del sindaco di Brescia e la relazione assai acuta e profonda di Monsignor Foresti, si era capito che questo convegno avrebbe segnato una svolta decisiva nel mondo dell'editoria cattolica. Non è più tempo di volontarismo, di entusiasmi e di belle idee. Bisogna confrontarsi con una società con concetti e idee nuovi, managerialità, marketing, professionalità. Tenuto conto che l'editoria giornalistica italiana è di fatto in mano a grossi gruppi economici che possono così influire pesantemente nell'opinione pubblica, magari in nome della libertà di stampa, ultimo esempio in ordine di tempo la proposta del cavalier Berlusconi di entrare in politica, la Repubblica in mano al gruppo De Benedetti, la Mondadori a Fininvest, la stampa di Torino alla Fiat, eccetera, i settimanali cattolici hanno ancora una loro presenza libera. Giustamente il cardinale Biffi, in una recente intervista, dichiarava che l'unica cultura esistente oggi in Italia è quella cattolica e portava a conferma del suo pensiero un fatto. Entrate in una libreria cattolica, diceva, e troverete oltre a titoli cattolici anche titoli laici. Non così nelle cosiddette librerie laiche o libere che dir si voglia. C'è una grande voglia di relegare i cattolici in sacrestia, come alla fine dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, anni nei quali è nata appunto come reazione significativa la stampa cattolica. Pier Giorgio Maoloni, ad esempio, uno dei maggiori esperti di grafica nel mondo, ha tracciato un quadro molto significativo dello stato attuale del look dei settimanali cattolici. Il look è generalmente ispirato a modelli vetusti e si rifà più al giornale quotidiano che al settimanale. I settimanali cattolici sono nel mercato, ma pochi di essi vanno in edicola. Eppure sono a tutti gli effetti dei media stampati. L'oggetto media stampato ha una sua logica di consumo, diverso dalla televisione. Il contatto è fisico, manipolabile, dura. La televisione è caratterizzata dalla grande offerta e consumo di immagini. Il suo punto di crisi si pone quando la realtà non le offre tante immagini quante ne consuma. Quindi la televisione consuma tutto immediatamente. È toccato doverosamente al presidente della FISH, Don Giulio Corgnali, tracciare alla fine del convegno dedicato al rapporto tra economia, marketing e settimanali cattolici un bilancio delle intense giornate bresciane. Il professor Pier Giorgio Maoloni, noto, notissimo nel campo della grafica, il quale ci ha illustrato il problema della grafica attinente il mercato e quindi la necessità dei settimanali cattolici di collocarsi sul mercato confrontandosi con gli altri strumenti. Insieme a lui c'era Piero Pellegrini, che invece ha introdotto il discorso dei nuovi sistemi informatici dentro le redazioni per ridurre i tempi e ridurre anche i costi e facilitare la possibilità di interconnessione tra i diversi sistemi presenti nei nostri settimanali. Abbiamo parlato di un network, abbiamo parlato di una rete, cioè multimediale, nella quale devono convergere televisioni cattoliche, quotidiani cattolici, settimanali cattolici in Italia, settimanali diocesani in particolare, agenzie cattoliche, e in modo che da questa sinergia comune possa derivare alla Chiesa cattolica in Italia una maggiore, migliore presenza nei nuovi aerofaghi della comunicazione sociale, perché sia presente con significatività e possa anche raffrontarsi e anche, quando è necessario, confrontarsi con la cultura che oggi è sul campo. Ha posto l'accento su fatti che consideriamo di solito marginali, come il marketing e la pubblicità, che vengono considerati un po' come situazioni che bisogna accettare. Invece bisogna saper lavorare in questa realtà, perché se siamo sul mercato, diciamo così, come giornali, dobbiamo starci alla parità con gli altri, potendo utilizzare i mezzi che usano anche gli altri, e tra questi mezzi c'è anche il mezzo economico, che oggi serve per potersi mantenere a livello anche tecnologico
attrezzati per sapere fare il nostro mestiere di giornalisti cattolici fatto bene. Dal convegno bresciano sono emerse alcune conclusioni. La concentrazione dei trust editoriali che vanno ad insidiare le piccole e medie aziende. A questo proposito, il presidente della FISH ha richiamato un'affermazione del garante per l'editoria Sant'Agnello, secondo la quale proprio la piccola stampa e quella dei settimanali cattolici sarebbero qualificanti per la democrazia informativa italiana. Bisogna entrare con coraggio nel mondo del marketing, a sostegno e difesa e promozione della nostra presenza e delle innovazioni tecnologiche non più eludibili. Le nuove metodologie di marketing, le nuove tecnologie, si rivelano, accanto alla filosofia che sottende la realtà dei nostri giornali, decisive per la nostra presenza sul mercato, per una nostra confrontabilità con gli altri mezzi di comunicazione. In questa analisi, i partecipanti al convegno di Brescia sono stati confortati dal parere di esperti del mondo della comunicazione e del marketing. Generale è stato l'apprezzamento per un mercato, come quello dei fruitori della stampa cattolica, che non è certo disprezzabile, come vogliono far credere pubblicitari laici e laicisti. Il convegno, a mio parere, ha avuto un duplice taglio. Uno più marcatamente, chiaramente generale, in quanto il convegno delle 135 testate, e tra l'altro ritornava a Brescia, perché il primo si era fatto proprio qui a Brescia, questa prima assise delle testate, una trentina di anni fa. E per cui ha un respiro un po' più generale. E il taglio era proprio dato da un'emergenza, quella di non tanto marketing, accaparamento di spazi di mercato, in quanto però sollecitare all'interno, diciamo, delle nostre dinamiche anche di diffusione dei nostri settimanali una esigenza di correggere alcune situazioni, specialmente sotto il profilo organizzativo. Ecco. Manageriale, in parte manageriale, ma in parte che mediasse, ecco, l'aspetto tipico, che è un po' manageriale, del settore a quello che è l'anima nostra cattolica, cioè di volontariato, di partecipazione, eccetera. Quindi c'era da studiare un po' questo problema. All'interno nostro, e questo è l'altro obiettivo, certamente noi abbiamo fruito di alcune grosse sollecitazioni, per esempio è stata significativa quella che, nel pensiero, date le recenti situazioni anche italiane, della necessità tra questi grandi poli aggregativi delle testate e radio televisive, della stampa, eccetera, anche di un polo cattolico, insomma, il famoso network, che poi sia uno o che almeno sia una serie di servizi che siano più coordinati fra queste grandi, anche testate nostre, perché tutto sommato dalla Famiglia Cristiana, Messaggero, per accennare due settimanali, a Avvenire relativamente al quotidiano, oppure alle grandi questa grande diffusione sul territorio operata attraverso questi mezzi e anche attraverso i bollettini parrocchiali, eccetera, forse la necessità di un coordinamento, questo è balzato evidente. Insomma. Dopo la proposta del Cardinale Martini, il mondo cattolico deve convergere con coraggio e sollecitudine in un network, in una rete multimediale dove televisioni cattoliche, radio, quotidiani, settimanali diocesani, periodici e agenzie convergano. Ma su questo terreno la strada da fare è ancora molta, anche se a Brescia da molti mesi si sta già lavorando in tal senso. Ci sono da smuovere in questo senso pregiudizi, pigrizia, diffidenze e paura, e avere il coraggio di investire risorse e persone in attività finora legate in gran parte al dilettantismo e alla passione di qualcuno. Ci riferiamo in modo particolare al mondo della televisione. In conclusione, al convegno è doveroso fare un panorama di tutto quest'anno di attività in occasione del centenario di Voce. Attività che sono state molteplici e in genere ben riuscite, grazie soprattutto ad una efficiente organizzazione. Interessanti soprattutto per il 93 la breve tour protagonista attraverso il centenario di Voce, con le manifestazioni sono state organizzate. C'è Stoccova, con 200 rotti partecipanti, il grande pellegrinaggio a Roma con l'udienza del Papa, quasi 2000 persone, e poi il convegno di Voce attraverso i settimanali cattolici. Una presenza costante, una presenza di vicinanza
alla voce del popolo, proprio perché la Brevetur, realtà diocesana, voce del popolo, sistema diocesano, quindi diciamo che l'abbinamento è stato proprio la cosa più importante che poteva esserci per dare il supporto tecnico a tutte queste manifestazioni. Che impressione avete avuto? Vi spiego, voi siete un'agenzia di viaggio, avete sponsorizzato un'iniziativa del genere. La gente, c'è stato, come diceva, la Polonia, Częstochowa, Roma, ha dato l'impressione di rispondere bene, mi pare. Sì, le persone hanno risposto molto bene, anche perché la Brevetur è presente sul territorio, nella diocesi bresciana da 15 anni e quindi dà la sicurezza di un'organizzazione abbastanza precisa, con le cose fatte bene, eccetera. Le persone hanno risposto perché? Perché l'iniziativa attraverso il settimana diocesano che andavano a compiere nel centesimo anniversario erano anche mirate molto importanti. In Polonia perché è avvenuto proprio l'8 di luglio la giornata importante per la voce del popolo a Niepo Kalanow con Santo Massimiliano Kolbe. A Roma con l'udienza del Papa che ha ricordato appunto alcune cose ma soprattutto la voce del popolo nel suo centenario e il convegno che ha concluso questo anno centenario. Diciamo che nella realtà diocesana siamo presenti come agenzie di viaggio sì, ma soprattutto come servizio alla diocesi e ai pellegrinaggi.